Non è giusto, Giuda. Avevi ragione tu. È risorto. Seguitemi bene. L'importante non è che la gente abbia gridato viva il nostro re, ma che lui li abbia lasciati fare. Ah sì? E perché? Ma è tutto qui, vecchio mio. Tutto questo indica che questa volta ci siamo, che accetta, che l'ora è venuta, come si parlava nelle scritture. Solo perché una banda di ignoranti ha gridato viva il nostro re, adesso vi siete tutti ringalluzziti? Ma sì. Ci sentiamo fieri. E ne vedremo ancora di più belle adesso che è iniziato il vero inizio. Il vero inizio di cosa? Ma l'inizio... l'inizio della felicità. Della felicità? Ma non fatemi ridere. Ma sì, finché non l'avrete visto non potete giudicare. Anche per noi fu così, datemi ascolto. È una cosa che non si può capire se non si è visto di persona. Avevo appena messo su bottega. Erano 10 anni che aspettavo questo. Stavo bene con mia moglie, 2 figli, tutto bene insomma. Avevo tutto, una drogheria, una buona clientela, la testa sulle spalle, tutto. Ebbene io, il giorno che è passato dalle mie parti, la sera stessa ero sulla strada, dietro a lui, e non l'ho più abbandonato da 3 anni, e non rimpiango niente. Un incantatore? Definitelo come vi pare, ma è la pura realtà. Io facevo il carovaniere, non pensavo a niente e mi annoiavo. Poi un giorno l'anno scorso l'ho visto a Capernaum, parlava. E così mi sono messo a seguirlo insieme agli altri. E io, Lea, tu mi conosci? Sono un fabbro, un armaiolo persino.
Ebbene, sono il garzone di Gesù. Egli mi ha detto di seguirlo. Non mi ha domandato, mi segui? Me lo ha detto. Per fare il mestiere che ha inventato lui. E quando io avrò imparato quel mestiere, andrò ad insegnarlo ad altri. È qui un tale chiamato Giuda? Beh, e cosa c'è? Credo che sia uscito di prigione per qua. Qui adesso? No, lo stiamo aspettando. Non l'abbiamo ancora visto. Sarà. Perché quando si esce di prigione, si torna subito a casa. Infatti, si tratta di una persona che non agisce mai. Insomma, non è... Ma cosa volete ancora da lui? Ha scontato la prigione? Non potete lasciarlo in pace? Sentila, come si scalda per il suo amante. La piccola Lea della Via Bassa. A proposito, è un po' che non ti si vede per la Via Bassa. Come mai? Mi riguarda, forse? Tutto mi riguarda. E come vivi? Sono affari miei. Lo vedremo. Per ora, quando avrete visto Giuda, ditegli di presentarsi al posto di Paolo. Per fare cosa? Nulla, così, per il piacere di vedere. Piuttosto, Bartolomeo, mi dicono che non stai più lavorando? Sono in procinto di partire. Dove? Avete finito di interrogare? No. La sola cosa che non mi piace del mio lavoro è dover fare sempre domande. E mai nessuno che faccia domande a me. C'è gente, sapete, che non osa neanche chiedermi come sta. Comunque, pazienza. Chi sono questi signori? Amici. Provinciali? Proprio così. E la Galilea? Ah, senti, senti. Perché senti, senti? Voi non eravate poco fa alla Porta d'Oro? No, proprio no. Proprio no, no? No, proprio no, no. Perché? Perché c'è un tipo delle vostre parti, proprio di Galilea, che se ne è venuto su un asinello, seguito da un codazzo di paesani, che hanno ritenuto bene di fare un'entrata trionfale. Una gazzarra, sapeste. Voi proprio non avete sentito parlare di questo? No. No. Debbono essere un po' sordi questi. O magari un po' bugiardi. Comunque, è Pasqua, io non posso certo impedirvi di entrare in città. Ma se vi dovesse capitare di incontrare quel vostro amico, un tale Josué, un nome del genere... Gesù! Gesù, ecco. E tu come lo conosci? Le puttane conoscono tutti, no? Bene. Comunque, se vi dovesse capitare di incontrare questo amico, per caso si intende perché voi non lo conoscete, ditegli da parte mia che per una volta si può passare sopra alla sua piccola manifestazione regionalista. Per una volta si passa sopra al fatto che ci si faccia sventolare con foglie di palma da una marmaglia che grida cose che assolutamente non si possono dire. Ma siccome c'è stato un po' di disordine e dei mercanti si sono lamentati, allora sarà meglio che l'incidente non si ripeta. Ditegli che la gente con manie di grandezza non è vista di buon occhio. E con questo, salve. E tu mi raccomando, mandami. Ma cosa vogliono ancora da Giuda? Ma cosa aveva fatto Giuda? Proprio niente. Giuda è un cesellatore d'oro, un mestiere onesto. L'unico suo divertimento consisteva nel riunirsi la sera con gli amici. Volevano cambiare il mondo. Io lo trovavo imprudente, ma in fondo pensare di cambiare l'umanità non è proibito, no? Giuda, oh, finalmente, come mai sei arrivato così tardi? Oggi non so l'arlo. Che stacco? Non so. Tutti voi durante questo tempo? Siamo qui, tutto bene. Tu piuttosto? Bene, bene anch'io. Nulla da dire. Sono qui, ecco tu. Senti, volevo dirti... Scusami. La guardia è venuta a chiedere di te. Non c'è fretta, lascialo tranquillo, Bartolomeo. Ah sì? E che voleva da me? Non so esattamente. Vederti, ha detto. Già, mantenere i contatti. Sai cosa ti dicono quando esci di prigione? Arrivederci. Ecco cosa ti dico. Che porci. Laggiù ci si torna sempre. Questo ho imparato laggiù. Che ci si torna sempre. A meno che... A meno che cosa? Nulla, Lea, nulla. Sono amici. Vengono dalla Galilea. Ah, anche loro. È la giornata questa. Come?
Niente, niente, dicevo così perché ne ho visto un altro di Galilea stamattina, appena uscito. Lì alla Porta d'Oro. M'ha fatto paura. Per lui, dico. Perché veniva avanti su un asino e intorno a lui tutti gridavano. Viva il nostro re!